al via interventi di restyling di Villa Fiorelli, parco storico nel settimo municipio. Si parte dal verde con la piantumazione di nuovi alberi, poi si procederà con l'area giochi. È uno dei 20 progetti di riqualificazione dei parchi e delle ville storiche finanziati dall'amministrazione. Al via i lavori di manutenzione straordinaria della linea A della metropolitana. Fino al 21 luglio interventi nel fine settimana su tratte brevi. Dal 4 al 25 agosto previste interruzioni su tratte più lunghe. Info sui siti di ATAC e Roma Servizi per la Mobilità. Inizia il percorso partecipativo per scegliere il futuro dell'ex auditorium Albergotti. Il futuro della struttura, distrutta da un incendio nel 2016, verrà deciso insieme ai cittadini. Una scelta partecipata che mette in primo piano i bisogni dei residenti. La Rupe Tarpea torna all'antico splendore grazie ad un atto di mecenatismo di Gucci. Il progetto Rupe Tarpea tra leggenda e futuro coinvolge la sovrintendenza capitolina. È previsto anche il recupero e la valorizzazione del giardino Belvedere di Villa Tarpea. Dopo oltre 70 anni, Roma ha un nuovo regolamento di polizia urbana. In vigore nuove norme per prostituzione, consumo di alcol e tutela patrimonio artistico. Obiettivo è garantire decoro, sicurezza e legalità, anche grazie al DASPO urbano. Fino al 30 giugno la mostra Il corpo della voce a Palazzo delle Esposizioni. Un viaggio inedito tra le opere di Carmelo Bene, Katie Berberian e Demetrio Stratos. In mostra più di 120 opere tra foto, video, materiali di repertorio inediti, partiture originali e corrispondenze.